E questo mente, mente con le percentuali. Allora diceva, guarda come mente, per esempio diceva che per esempio l'inflazione nel 2005 era il 2,1%, mentre gli stipendi e i salari erano aumentati del 3,6%. Quindi va bene la situazione. Ha dato due percentuali esatte, dati Instat, mentendo come un cane. E io ero in casa che dicevo, basta. Perché cosa ha fatto? Ha preso due percentuali giuste, ma le ha paragonate in due periodi diversi. Cioè ha preso gli aumenti di stipendi e salari nei cinque anni, dal 2001 al 2005, e l'inflazione solo del 2005. Hai capito? Se paragonavi l'inflazione nei cinque anni, l'inflazione arrivava al 9,6%, quindi gli stipendi erano aumentati di 3,6, voleva dire che gli stipendi erano calati del 6%, Nanetto! Se fossi stato lì, ti distruggevo in due minuti! Anche! Fermi! Italiani! Lui fa così, ha preso. Lui mente, mente, perché sono pubblicitari. Se andate a leggere la tesi con cui si è laureato, è una tesi di marketing del primo anno. E le leggi le fanno così, le leggi le fanno con l'asterisco. C'è sempre, ogni legge c'ha l'asterisco, ogni legge. L'asterisco, come sai che sul giornale nuova autovettura solo 9.600 euro, completa di tutto, asterisco. Vai a vedere l'asterisco, piccolissimo, non è vero un cazzo. Bene. Bene, è così, no? Bene, le leggi zitte! Le leggi, 1.000 euro bambino nato, 1.000 euro bambino nato se la famiglia, i coniugi, dice il reddito è sotto i 50.000 euro l'anno. Però, non il reddito dell'anno in cui nasce il bambino, no? L'asterisco dov'è? Dell'anno prima, cioè quando il bambino, erano lì ancora che trombavano, non c'era il bambino. Probabilmente i due dovevano sposarsi, non c'era il bambino, vivevano coi genitori, allora vivendo coi genitori il reddito a carico era di quattro persone, non due, ed era facile, ed è molto facile che quattro persone oltrepassino il reddito di 50.000 euro all'anno, quindi non prendono niente. Allora, porca puttana, allora, è mente, mente con le percentuali, mente ha preso pari pari, pari pari perché gliel'ha preso, ha preso un americano che ha fatto la campagna promozionale di Gonzales, ministro dei trasporti messicano, è identica. Lui mentiva Gonzales con le percentuali. Gonzales diceva, da quando sono ministro dei trasporti ho aumentato le corsie dell'autostrada da 2 le ho portate a 3, quindi ho aumentato del 50%, da 2 a 3 il 50%. Poi dopo 6 mesi le ho ristrette, da 3 le ho portate a 2. Quindi lo diminuite del 33%, perché da 3 a 2 è il 33. Quindi ho aumentato del 17%. Cazzo! Ha detto 3 percentuali senza aver fatto un cazzo!